Un vasto Marina senza timori reverenziali viene sconfitto di misura dalla capolista Castelnuovo. Decide l'incontro la rete di Russo arrivata al 22esimo del primo tempo, poi occasioni da una parte e dall'altra con tante situazioni dubbie da verificare come il gol annullato a Pollutri. Passiamo alla cronaca, nei padroni di casa tornano dal primo Marinelli sulla fascia sinistra e sulla destra Balzano. In attacco Letto prende il posto di Koulibaly. Negli ospiti mister Di Fabio manda in campo il solito 4-2-3-1 con diverse defezioni, fuori Terenzio e Donatangelo per squalifica, infortunati Di Ruocco, ex San Salvo e Fabrizi. Partono subito forte le due squadre, al quarto minuto colpo di testa di Giovannone per gli ospiti con la palla che esce non di molto. La risposta dei locali è immediata con una conclusione da fuori di Balzano, tutto facile per Cattenari. Castelnuovo ancora pericoloso con un colpo di testa di Lepre al minuto 12, palla al lato di un soffio. Teramani sempre in attacco, tiro da fuori di D'Egidio, tutto facile per Marconato. Il vantaggio è nell'aria e arriva al 22esimo, azione sontuosa sulla destra, partita dai piedi di Emily. La palla arriva a Russo che trasforma un rigore in movimento con un destro a giro. Marconato non può nulla, 1-0, ecco il replay dell'azione del gol. Al 26esimo Emily calcia botta sicura e l'estremo di casa con un miracolo riesce a respingere sulla linea. Questi i due gesti tecnici. Al 36esimo presunto tocco di mano in area del vasto Marina. Il direttore di gara lascia correre tra le proteste degli ospiti. Lo stesso accade al 38esimo in area del Castelnuovo. L'arbitro applica lo stesso metro di giudizio e non fischia. Anche in questo caso tra le polemiche si va a riposo con gli ospiti in vantaggio per 1-0. Nella ripresa il vasto Marina parte bene, ma la prima occasione per i teramani, tocco di mano di Staffa in area di rigore dei padroni di casa. Questa volta il direttore di gara non ha dubbi, assegna il penalty e dà il giallo al numero 7, questo il rallenti. Sul dischetto va Lepre che spara alle stelle. Al 15esimo il vasto Marina trova il pari, ma il gol viene annullato per fuorigioco, punizione di Marinelli, Pollutri sbuca sul secondo palo e deposita in rete. Questo il gol che non viene convalidato. Al 24esimo i teramani vicini al raddoppio, Emily controlla e calcia botta sicura. Solo un super Marconato evita il gol e tiene a galla i suoi con una grande parata. Ecco il rallenti. Al 26esimo nuovo episodio dubbio in area, questa volta in quella ospite. Vibranti le proteste dei locali, il direttore di gara impassibile lascia correre. Ecco il tocco. Al 46esimo in pieno recupero arriva l'ultimo sussulto degli ospiti con una conclusione che finisce sull'esterno della rete dando l'illusione del gol. Da qui a fine gara non succede altro, il Castelnuovo vince e si conferma sempre più prima della classe. Il vasto Marina esce dal campo con 0 punti ma a testa alta. Mister Cesario, un grande vasto Marina contro la capolista, c'è rammarico per come è finita, alcuni episodi dubbi? Sì, la partita l'avete vista tutti, i ragazzi sono stati bravi contro un avversario forte, oggi si è dimostrato tale, io non posso rimproverare niente, abbiamo fatto una partita sopra le righe, se c'era un rigore per loro gliel'ha dato per un fallo di mano, ce ne abbiamo avuti due noi, quindi non avrebbe avuto due, avere due noi, le immagini sono chiare, penso lo vedrete, sul fuorigioco non lo so se c'era, era roba di centimetri, con una squadra che attacca l'area su una punizione trasversale molto molto difficile, ci voleva il VAR insomma, Guardialini ha alzato la bandierina 10 secondi prima. Quindi non voglio fare commenti, io ho questa squadra per le mani, sono orgoglioso di questi ragazzi, rispettiamo gli avversari, soprattutto questi di oggi che sono una grandissima squadra e meritano la classifica che hanno. Noi però oggi con le nostre armi le abbiamo messe in difficoltà e questo ci rende orgogliosi e ben speranti per il prossimo futuro del campionato. Emanuele Russo, secondo gol stagionale ma soprattutto 3 punti importanti. Sì, è stata una partita tosta, difficile, abbiamo sofferto e niente, ci godiamo il risultato. Tanti episodi dubbi in questa partita, un rigore per voi, forse c'era anche un rigore per il vasto Marina. Sì, sì, l'arbitro ha deciso così, ma l'importante è che abbiamo portato i 3 punti a casa e niente, siamo felici. Vi confermate capolista del campionato senza rivali? Sì, grazie anche al mister che comunque ci dà una carica prima della partita,
Poi abbiamo creato un gruppo fantastico e infatti oggi lo abbiamo dimostrato, perché abbiamo sofferto tutti insieme, i primi 11, quelli che sono i subentrati, quindi siamo un gruppo fantastico e niente.